to know you, know you, know you, know your best self. One day you love me again, one day you love me for sure. One day you wake up and live a fear, baby, knock on my door. One day you love me again, oh me again in the air. One day the big baby try. E allora popolo, iniziamo col brano. Dunque, il brano è molto semplice alla fine. E tonalità originale, senza capotasto, gli accordi sono Mi, Si minore, anche settima se volete, Re, Fa di Si minore. Ok, attenzione, ora io lo faccio con col capotasto al primo tasto per farla venire un po' più alta, diciamo un po' più acuto il pezzo. E voi ovviamente fate come meglio credete. Allora, da falò il ritmo è questo qui. Accordi semplici, non userò in questo caso troppo il barré, ma soltanto per due accordi. Okay. Se vi viene difficile farlo con il Si settima, potete farlo anche tranquillamente mettendo Si minore pieno. Quando dico Si in questo pezzo mi riferisco sempre al Si minore. Questa è la ritmica, proprio la base. Poi c'è una ritmica leggermente più avanzata che potrebbe essere... E poi c'è quella un po' più professionale, diciamo. Usiamo il termine professionale. Ok, quindi è... parte suonata leggermente, quindi così. Quindi appena accennato proprio il suono, questo vuol dire leggermente. You know sometimes you think about nothing, but I never really fall again. Leggermente più forte. You know they can set all me down, però contigo sto donna. Adesso un'evoluzione, via. Deep in the mood, you're driving now. You're questing my love, love is going out. But I have to know, you know, you know, you know me tied up. Ok, quindi come vedete sale, parte leggera. Poi quando c'è la parte, diciamo, maschile spagnola, sale poco poco di più di intensità, fino a che, a mio modo di vedere, esplode un po' sul... diciamo, non è proprio un pre-chorus, è una strofa allungata, ecco, quindi qua. E cambia anche di... come plettrata di strada, quindi è... con più rullante. Ah, 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 ah. Lo faccio pian piano, per farvene accorgere, perché io non faccio giù, giù, su, giù, non li sto contando, quindi non li conto mai mentre suono, mi viene abbastanza istintivo, quindi cerco di farlo piano. Ok? Attenzione, io... la suono in questo modo qui, ovviamente ognuno la può suonare a modo proprio, anzi meglio se la suonate a modo vostro. La cosa importante è questa, che è secondo il mio modo di suonare, che ci sia il clap del rullante.
Quindi voi la potete fare. Come volete, no? Ritardando il tempo, anticipando, quindi portare il pezzo un po' più seduto, che sarebbe così. Più posato, sentite che molto flow lento, oppure potete portarlo un po' più movimentato. Sul ritornello il pezzo ovviamente è al primo accordo, come potete sentire dal brano, diciamo, ufficiale, quindi quello arrangiato, e parte con una pausa, want me, love me again. E poi riprende, one day you love me from show, one day you wake up. Ok? In realtà la portata, quindi la plettrata, la portata del pezzo, il mood del pezzo non cambia molto fra. Sentite, come sempre lo stesso, guardate. One day you love me again, one day you love me for sure, one day you wake up the little baby with a comando. Come vedete, io non l'ho fermato totalmente il brano proprio per farvi capire che la plettrata è uguale, no? In realtà questo, come al solito, è a vostra discrezione. Per me, io lo fermo perché utilizzo anche delle doppie voci. E quindi mi piace fermare perché crea questo movimento qui. One day you'll love me again, oh, we are getting in the end. One day to make me be try. One day we'll live the tomorrow and the love and the love and the more that you're dead. Ok? Quindi mi piace proprio perché quando do lo stacco inizio con. One day you'll love me E inserisco le doppie voci. Comunque, ovviamente non la faccio tutta come spesso mi capita, ma perché è tutta uguale. Quindi non c'è bisogno di farla fino alla fine. E questo è, se volete chiedermi qualcosa, sono a vostra disperazione. E se volete richiedermi un pezzo o qualcosa che magari non riuscite a suonare, io cerco di fare del mio meglio, insomma, me lo studio e poi ve lo porto sul mio canale. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche. Dopodiché, per essere qui, penso che sappiate utilizzare meglio di me anche YouTube, quindi tutti i canali social Neroluce, Facebook, Instagram, insomma, se volete aggiungervi facciamo delle cose carine. Grazie mille, bella lì, alla prossima.